Dottoressa, ci può dare qualche consiglio su come superare la fatidica prova costume? Mangiare tanta frutta e verdura, la frutta soprattutto meglio lontano dai pasti per non alterare, diciamo, tutta quella che è il gonfiore addominale. Bere tanta acqua e mangiare quello che in realtà dovremmo mangiare sempre, quindi carboidrati, le proteine e il giusto apporto anche di condimento, chiaramente in piccole dosi. Parlando di adolescenti, quali sono i principali disturbi alimentari che dal suo osservatorio può notare? Quello che va a mancare è proprio un grado di consapevolezza alimentare, nel senso che loro sono più abituati, anche per praticità delle mamme, a mangiare magari in modo non del tutto corretto, quindi vanno avanti a merendine, a snack purtroppo salati e ricchi di additivi alimentari, mentre quello che in realtà converrebbe fare è mangiare sempre in realtà come mangia più o meno un adulto, chiaramente con delle porzioni un po' differenti perché l'età chiaramente è differente. Le verdure sono una sorta di anatema, la frutta la conoscono solo in forma di succhi di frutta oppure nello yogurt, i rari casi che gli adolescenti mangiano ad esempio lo yogurt, e lo stesso vale poi magari con le proteine di origine animale, quindi mangiano sicuramente carne, sono abituati a mangiare la carne, ma ad esempio già il pesce è difficile che lo mangiano e che lo conoscono anche, e lo stesso vale per poi i legumi. In realtà è dovuto al fatto che il genitore spesso è stesso lui che non mangia queste cose e che quindi gli imprime al bambino e all'adolescente un cattivo modo di alimentarsi. Che cos'è che proprio non si dovrebbe fare assolutamente, né in estate né in altri periodi dell'anno? Non bisogna digiunare. Spesso si pensa che per perdere peso basta non mangiare o bisogna mangiare molto meno. In realtà il non mangiare ci porta a un rallentamento di quello che è il nostro metabolismo, che quindi in realtà più che farci dimagrire ci fa aumentare di peso stesso e comunque ci porta a delle conseguenze di salute non piacevoli. Un'altra cosa che bisogna fare tutto l'anno è bere almeno 2 litri di acqua al giorno, e poi l'altra cosa è mangiare un po' di tutto ma in modo vario, quindi magari mangiare di stagione sempre, quindi frutta e verdura proprio di quel periodo, cercare di non abusare con gli zuccheri, con il sale e con alcuni condimenti, soprattutto siamo abituati ancora oggi a mangiare ad esempio anche con il burro o la margarina, ecco, quelle sarebbero proprio da escludere da qualsiasi dieta. Quali sono, se ci sono, dei segnali che un genitore non deve sottovalutare nella valutazione di possibili problemi legati al cibo? Allora, il come si mangia, quanto si mangia e il come il bambino o l'adolescente si posiziona a tavola. Quando un bambino mangia in modo sano, si siede a tavola volentieri, riesce a mangiare magari più lentamente, senza fretta, non ingerisce in modo compulsivo, oppure quando ad esempio soprattutto le ragazzine si chiudono in camera invece di venire a mangiare, oppure ancor peggio se vanno al bagno poco prima e poco dopo aver mangiato pranzo, colazione o appunto la cena. In realtà per avere un sano approccio alimentare e quindi anche corporeo dovremmo iniziare a pensare non il mangiare, l'alimentazione e il nutrimento come quasi un castigo o un qualcosa di privativo, ma invece un qualcosa che ci può far star bene.